Si Superman fosse una pulita. È uscito da pochi giorni il tuo nuovo album 3103. Già dal titolo capiamo che è un album proiettato al futuro. Beh, come mai questa visione? E soprattutto, perché proprio specificatamente 3103? 3103 è un album ambientato nello spazio e nel futuro e parla del viaggio dell'umanità, di un viaggio ipotetico dell'umanità dalla Terra a Kepler. È un disco che ha una forte critica sociale e politica e ha anche una matrice ambientalista, nel senso mette il concetto di ecos, di come dire, salvaguardia dell'ambiente al centro del tutto, il tema che unisce un po' tutte le canzoni. Il tuo album è stato realizzato con il sostegno della SIAE e il Ministero dei Beni e Attività Culturali. Noi di Stile Libero abbiamo seguito da vicinissimo l'equilibrio fra il Ministero e i fondi destinati a progetti come questo. E vivendo in un momento difficile come questo, come racconteresti l'incontro fra te con la tua musica e le istituzioni? Ed è una cosa, come dire, un concetto d'arte che mi piace tanto, il fatto che ci siano dei fondi. È bello che lo Stato dia dei fondi agli artisti per poter portare avanti i propri progetti, il proprio pensiero, e soprattutto lo fa in un'epoca in cui le multinazionali stanno entrando nella musica. Io capisco che ci sono tanti artisti, alcuni con un talento enorme che hanno voglia di dire delle cose, però è un disco futuristico, quindi anche in questo caso io vedo il problema, nel senso che la musica, quando ci sono dei privati alle spalle, potrebbe avere degli indirizzi di pensiero, mentre invece l'arte deve essere assolutamente libera. Io ho avuto la fortuna, potevo farlo lo stesso questo disco, perché ho venduto tanti dischi in passato e ho fatto tanti concerti con dei soldini messi da parte, però è bello che lo Stato sia vicino all'arte, sia vicino e permetta agli artisti di esprimersi senza, e soprattutto che si parli di res pubblica. È un concetto è fondamentale, il concetto della cosa pubblica, del denaro pubblico a disposizione del pensiero, nell'Italia dove ci sono il 40% dei beni culturali nel mondo. E quindi io sono molto molto contento e grato. Un saluto agli amici di Stile Libero e grazie per avermi dato voce, perché è molto difficile, veramente lo dico sentitamente, andare in direzioni ostinate e contrarie. Grazie.